lei mi pare che ci sia un livello successivo, quasi superiore, e cioè proprio di non voler andare da nessuna parte, però forse in realtà vai invece da qualche parte. Ma in realtà io credo che i miei lavori di video art, i miei lavori cinematografici, fino a qualche anno fa sono stati spasmodicamente narrativi. Tutti i lavori che sono raccolti qui ad Albumart in questi giorni, e che vedremo stasera, che fanno parte di una produzione per lo più recentissima, sono la conseguenza di un fallimento. Cioè che io dal 15 settembre 2011, cioè dal giorno del fallimento della Lehman Brothers, sono ossessionato dall'idea di costruire il grande romanzo, chiaramente artistico, non scritto, sul declino del sistema dei valori dell'Occidente. Una volta appurato che ho fallito, che non sono stato in grado di costruire questo grande corpo di lavoro sulla indisponibilità dell'Occidente a confrontarsi con la sua fine, con la sua morte, ho pensato di prendere delle costole che mi erano piuttosto chiare e farle diventare invece un capitolato di più lavorando quasi come un epistemologo, un filosofo delle scienze, cioè costruire una fenomenologia. E la fenomenologia si sposa benissimo con l'idea di prendere degli spezzoni molto incoerenti e cercarli di farli diventare un potpourri, un massiccio, perché c'è una voluta incoerenza e, come dire, giusta posizione dei materiali. In particolare, anzi, l'unico, quando abbiamo parlato con Adriana e con Cristiana su che cosa fare qui, l'unico vero fil rouge che c'è nella selezione che abbiamo fatto dei progetti è che nulla è coerente, cioè i quattro progetti che sono qui stasera sono somme di frammenti, e spesso che non arrivano a nulla, non sono didascalici, non danno risposte, ma cercano di, come dire, aiutare a vestire dei dubbi ben formulati. Sì, dunque, anche questo film, che è un film molto, molto piccolo, che abbiamo montato con un enorme piacere e divertimento, ruota intorno sempre al concetto di disponibilità, indisponibilità di mettersi di fronte alla, come dire, alla progressiva consunzione del genoma del sistema culturale occidentale. È un progetto che è stato pensato sempre per la Galleria Michela Rizzo a Venezia in una personale che si chiama Weird Tales, strane storie, e da allora io ho immaginato che esistesse questo ipotetico, fantomatico, ovviamente inesistente, centro di ricerca che di etnoantropologia, sociologia o quanto altro, ma potrebbe benissimo essere un centro della NASA, coloro che frequentano provo a parlare senza, provo a parlare a voce, scusatemi. Per chi di voi frequenta le serie televisive forse avrà riconosciuto nel logo immaginario di questo centro di ricerca la famosa Dharma della serie televisiva Lost. L'idea fondamentalmente era di immaginare un luogo dove si mettono insieme una serie di filmati dove nulla è illegale, nulla è così indisponente o inaccettabile, ma dove nuovamente la coagulazione di questo atlante di fenomenologie, di comportamentalità, nell'insieme ci mette come dire, di fronte ad una soglia. Nel film precedente, nel film Atlante, avete visto che a un certo punto una delle quattro bellissime donne dice: "It is not the end of the world, but you can see it from here." Ecco, quella frase, per esempio, è tratta da un famosissimo, per chi li pratica, videogioco della Eidos, che si chiamava Deus Ex Human Revolution, e quello era il claim, lo slogan del videogioco. Ho trovato straordinario questo claim che dice, che ci rassicura, guarda, non è la fine del mondo, ma da qui la puoi vedere benissimo. Allora, come piccola panacea, come piccola, come dire, restituzione del fatto che tutto sta finendo, chiaramente questo non riguarda i cinesi, gli indiani, i coreani, ma soltanto noi, siamo noi che stiamo finendo, dice, però guarda, almeno noi ti diamo un biglietto per questo belvedere favoloso dove vedrai dei fuochi d'artificio come mai prima, o forse fuori una piccola pernacchia finale, adesso lo capiremo prima o poi. Allora, questa frase mi aveva fortemente ossessionato, e
e siccome io sono convinto che la fine del sistema occidentale non si vede attraverso una grande eruzione, ma attraverso tante piccole isterie, picnolessie, e via dicendo, l'idea era di prendere dalla mia filmografia degli ultimi 10 anni delle schegge brevissime, insignificanti, alcune per me molto inquietanti. Per me non è inquietante, per esempio, l'homeless tocchese che, nonostante l'indifferenza dei passanti, si masturba in strada, ma per esempio quello strano raduno belga, olandese, anche perché, diciamoci la verità, gli olandesi e i belgi fanno, sono inquietanti e quando fanno delle cose simpatiche. Figuratevi quando si radunano in una stanza, poi al minimo stanno progettando un nuovo olocausto. E per cui in realtà, scherzi a parte, nessuno di quei frammenti è spaventoso, ma compressi in un film di pochi minuti ti danno veramente l'idea che qualcosa del genoma del sistema dell'Occidente non sta quadrando. Quello che mi piaceva fare, qui chiudo, ed è l'unico filmato non mio, non di archivio, era chiuderlo attraverso una lezione di scienze delle filosofie. Quel filmato che avete visto, che apre e chiude, è un estratto di quei famosi filmini che negli anni 50, ma anch'io a scuola li vedevo quando andavo a scuola elementare a Napoli, a cui si costringevano gli studenti delle scuole, i famosi filmati di scienze. Per cui c'è questo ittologo, non so, il medico che rianima questo anfibio, questo nostro predecessore, a meno che non confidiate nel creazionismo, naturalmente non vorrei offendere nessuno, ma se qualcuno è ben disposto verso il darwinismo, era una sorta di un arcaismo degli occidentali, ecco cosa rappresentava. Un'opera d'arte che poi fondamentalmente era un documentario di neourbanismo per raccontare queste tre rapsodie. Cioè, sono, come avete visto, il vantaggio del videoclip musicale che obbliga ad un montaggio di immagini molto serrato sul battere della musica, per cui mediamente nessun take, nessuna immagine dura, raggiunge il secondo. E quindi all'interno di un brano che dura 1 minuto e mezzo si ha un caleidoscopio di immagini. Questa cosa mi affascinava molto. Dopo il primo film, San Paolo, qua abbiamo chiesto a un mio amico artista con il quale avevo lavoro spesso, Alessandro Sambini, che è lo stesso autore delle musiche del film di Atlante, giovane artista, io lo dico, che lavora come me, ma anche come Antonio Muntadas, anche con la galleria Michele Rizzo, Alessandro Sambini, e abbiamo deciso in realtà di utilizzare per gli altri due film non più delle musiche scritte, ma di chiedere a delle persone coinvolte nei drammi dei casi studio raccontati dal documento di cantare una canzone, per cui questi personaggi li avete visti già nel film compiere azioni abbastanza inverosimili e poi in questa forma quasi disneyana di questa canzone, per cui tutto alla fine fa una sorta di cortocircuito. E siccome il concetto di base, parlando con Adriana e Cristiana, qui era di fare questa specie di magazzino di materiali filmici spuri, incoerenti, magmatici, avevo pensato per l'occasione di montare insieme i 3 videoclip della trilogia di Twin City Tenders, trasformandoli letteralmente in un caleidoscopio di geopolitica contemporanea. Infatti, ora, approfittando del fatto che il cattolico se n'è andato, possiamo dilungarci un secondo in più e dire che qui, per esempio, c'è, vabbè, come ora è già anche emerso, c'è un filo conduttore invece piuttosto forte, no? L'ha detto anche Francesco, è il neourbanismo, che peraltro è un tema, direi più che un tema, è proprio un territorio su cui tu hai già lavorato molto anche in passato, anche con la fotografia, no? Per molto tempo, insomma, e ci sono delle immagini qui, insomma, per chi conosce il suo lavoro, che effettivamente ricordano delle foto insomma fatte in anni passati, questi grandi agglomerati urbani, queste forme, sì, queste strane forme di vita, chiamiamole così, no? E ora questa, per cui qui forse c'è anche una coerenza maggiore, perché in qualche modo, perché in effetti è una trilogia strutturata, sono come 3 ritratti di città fatti attraverso soprattutto le sue immagini e poi anche immagini di repertorio.